è un grido di disperazione, di dolore. Disperazione ovviamente in questo caso è perché non riusciamo fondamentalmente a dare risposte alla cittadinanza. Noi partiamo da un presupposto che il nostro datore di lavoro morale, e sottolineo morale, è la cittadinanza. Siccome il denaro che viene speso per i stipendi è denaro pubblico, in questo caso la cittadinanza di Arezzo per quanto riguarda la Polizia Municipale di Arezzo, ci preme sottolineare che questo è il nostro dovere morale, un imperativo morale è dare risposta alla cittadinanza. Quando questo non avviene, c'è chi si trincera dietro le proprie scrivanie, dietro le proprie scuse banali, qualche volta anche vere, e c'è chi invece lotta fino in fondo, costi quello che costi. Costi quello che costi. E nel merito, come posso dire, ci sono anni, questo è emblematico, questo qui ho saputo da 4-5 giorni informalmente che nel comune di Arezzo, io pensavo soltanto alla Polizia Municipale, in realtà nel comune di Arezzo, non so i motivi, il punto sicurezza che dovrebbe gestire la manutenzione degli estintori, io pensavo fosse solo la PM, poi so che invece è tutto il comune, e non ne so i motivi, posso immaginarli ma non le conosco i motivi, né sinceramente mi possono interessare i motivi. Quello che mi interessa è che ad oggi è emblematico, questo che è emblematico del fatto che vedo ci ha messo uno scotch in piedi, perché il sentore fuori servizio, la norma, eccetera, eccetera, richiama le norme ISO, UNI, quindi per quanto riguarda la sicurezza degli impianti sia a CO2 sia a polvere carbonica, eccetera. E questo è emblematico della situazione. Vorremmo sapere come mai questa situazione, come si è arrivata a questo. Ripeto, un ente pubblico, parlo dell'amministrazione comunale di Arezzo, non di un banale, cioè un negozio che magari si arrabatta nelle proprie, non è semplice alle volte la normativa, eccetera. Noi dovremmo controllare questi, di fatto la Polizia Municipale, essendo agente di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa, quando si entra nei locali, compreso le autorizzazioni chiaramente del commercio e quant'altro, abbiamo l'obbligo ovviamente di controllare esempio le cantiere, la cantieristica e quant'altro, quindi dovremmo eventualmente controllare anche l'applicazione delle norme per quanto riguarda il servizio antincendio e quant'altro. E questo qui è la ciliegina sulla torta, anche se è brutto dirlo, perché non è una ciliegina ma è una ciliegia molto amara. Noi non riusciamo a dare risposta alla cittadinanza per una serie di motivi. Sono 7 anni e mezzo, prima giunta Fanfani e dalla seconda diciamo amministrazione Fanfani, ormai sono 2 anni e mezzo, quasi 3 praticamente, manca nel 2016 vado alle elezioni amministrative nel comune di Arezzo, che parliamo di sicurezza personale degli operatori e risposte alla cittadinanza. Non abbiamo un apparato radio di copertura, la radio che è praticamente che funziona ovviamente, deve funzionare per forza. Per copertura di tutto il comune, di tutte le frazioni, dai confini del comune, diciamo da Castiglio Ferentino per arrivare in Casentino, in Valtaro, per arrivare fino quasi alle ville Macerti, tanto per essere chiari. Ci sono delle zone d'ombra paurose, non si riesce assolutamente a comunicare. E quindi questa è la situazione per qualunque necessità. Cioè noi siamo sono 7 anni e mezzo senza ribadire quello che dico ora in questo momento, non abbiamo mai ricevuto risposta da lettere protocollate, mail inviate a chi? A tutti gli organi interessati, a incontri fatti con il sindaco, tutti gli assessori che ho perso il conto, che sono succeduti nella prima e nella seconda amministrazione Fanfani. Con gli organi dell'amministrazione, quindi tutti i dirigenti apicali di area, con ovviamente con i vari comandanti della Polizia Municipale, noi non abbiamo mai ricevuto risposte.